a e anche a coloro che ci seguono in diretta streaming organizzata dalla Fondazione MAC. Dedichiamo questo incontro, come avete visto dal programma, ad un numero monografico sul Traminer, un vitigno di un vino caratteristici di, questa, di questo territorio. Lo facciamo grazie all'impegno dell'Accademia Italiana della Vita del Vino, della Fondazione MAC e non ultimo della CAVIT, il consorzio che ci ospita e che ci onora della presenza attraverso il suo direttore generale. Che è qui presente con noi. Come avete visto dal programma, avremo modo di affrontare il tema proposto nel titolo da diversi punti di vista, rimanendo sempre nell'ambito di una lettura, diciamo, monografica, ma da diversi punti di vista. Questo fa un po' parte di quelle che sono anche le tradizioni i momenti di eh, confronto e di studio dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino. Però prima di cominciare, prima di entrare nei dettagli delle relazioni che saranno fornite da esperti e eh, ricercatori locali, io vi chiedo eh, di darmi la possibilità di eh, passare la parola prima di tutto ad Enrico Zanoni, direttore generale di Cavit e nostro ospite. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi sentite? Mi dicono che la, eh, è poco potente il nostro impianto di amplificazione. Lo... Bene. Lo rafforzeremo con un po' di traminer alla fine della, della giornata. Eh, no, buongiorno a tutti, mi, ci fa veramente piacere avere questa opportunità di ospitare questo eh, convegno-congresso di, di così tale levatura. Eh, penso che più o meno Cavi sia conosciuta. Siamo un consorzio di, o una cooperativa di secondo livello, come si usa dire che raggruppa dieci cantine del territorio, vedo tre direttori delle nostre dieci cantine che, che sono presenti, eh, siamo al, diciamo, all'interno delle prime otto realtà nazionali, abbiamo un fatturato di 190 milioni, non vi tedio più di tanto sui numeri di Cavi, esportiamo l'80% circa della nostra produzione. Mi permetto di dire che abbiamo un discreto titolo a ospitare il convegno del Traminer sul Traminer perché siamo i leader in Italia all'interno della grande distribuzione come vendite di Traminer. Eh, parlo di grande distribuzione perché è l'unico dato certificato sulla ristorazione o reca che sia non ci sono dei dati attendibili e quindi non sappiamo in quel, in quel mercato che tipo di quota abbiamo, ma possiamo dire certificato che siamo i leader delle vendite di Traminer nella grande distribuzione. Eh, il, il segmento Traminer o comunque il vitigno Traminer nella grande distribuzione è uno di quelli che ha avuto negli ultimi anni il tasso di crescita più significativo, salvo l'ultimo anno dove eh, 2018 dove l'annata precedente aveva avuto come dire, una quantità meno non sufficiente da rispondere alla domanda, ma è cresciuto mediamente dal 12 al 10%, quindi una crescita a doppia cifra che indica che un vitigno è un vino che, che viene apprezzato dai consumatori. Peraltro con un prezzo medio, confrontato con la media del, del canale specifico premium. Quindi con un prezzo medio di 7 euro a bottiglia grosso modo, che per il canale Grande Distribuzione è un prezzo medio eh, importante. Quindi non, non vi voglio rubare più tempo del necessario. Quindi, veramente benvenuti. All'interno poi ci sarà la relazione di Andrea Faustini che. Eh, che meglio parlerà degli aspetti tecnici e che fa parte dello staff tecnico di Cavite, quindi insomma ci fa piacere anche dimostrare una, una competenza tecnica all'interno di questo convegno. Grazie ancora e buoni lavori, grazie direttore. Adesso passiamo la parola al direttore generale della fondazione MAC. Dottor Sergio Menapace, prego. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Innanzitutto ringrazio chi ci ospita fisicamente, quindi Cavit nella persona del direttore generale, un saluto particolare anche al presidente dell'Accademia Vitevino e, e grazie per aver ospitato all'interno di questa eh, sessione di lavoro che terminerà credo anche con un, proprio l'assemblea dell'Accademia dell eh, un momento dedicato al vitigno di cui ha parlato Zanoni, il traminer aromatico, perché credo che sia l'occasione e l'opportunità per rappresentare per quello che riguarda gli aspetti vitenologici dal punto di vista tecnico-scientifico le attività, i risultati che Fondazione Edumak attraverso il proprio personale di ricerca e di trasferimento tecnologico ha da comunicare. Eh, anche come elemento di novità. Oggi peraltro qui presenti nei, nei vari responsabili, Fondazione Dummac, per chi eventualmente non la conoscesse, oggi è una fondazione di ricerca, quest'anno compie i 145 anni, eh, quindi le origini sono molto antiche, è nata come istituto agrario, eh, finalizzato a favorire la conoscenza e le applicazioni delle tecniche. Legate all'agricoltura, ma con particolare riferimento alla vitecnologia. Fondazione DUMAC infatti, è conosciuta, credo, per eh, gli innumerevoli studi e anche quindi pubblicazioni scientifiche di elevato livello, ma soprattutto anche i service, le attività a partire del laboratorio vitenologico che eh, offre a tutto il comparto del settore vitecnologico nazionale. Evidentemente l'Accademia ha tra i suoi soci, credo, grandi produttori rappresentanti di enti di ricerca, vari manager responsabili che lavorano in ambito italiano e che sicuramente conoscono o conosceranno Fondazione Dumma. Quindi oggi è anche l'occasione per conoscere questo... Vitigno, questo vino che come ha detto Zanoni eh, ha delle grandi opportunità soprattutto anche in termini di diversificazione, di redditività per le aziende perché quello è l'aspetto fondamentale, è comunque una produzione di nicchia perché credo che in Trentino parliamo di qualche punto percentuale della superficie complessiva viticola coltivata con questo vitigno, eh, quindi qualche centinaio. Di ettari, però sicuramente è una strada fondamentale, quella delle nicchie, della valorizzazione e quindi oggi sentire anche dalle relazioni appunto anche elementi di novità che hanno portato anche a ricevere dei premi credo a livello italiano su studi e ricerche fatte eh, su questo vino proprio riconosciuti a, a nostre persone che poi sentiremo negli interventi quindi da parte di Fondazione NUMAC la soddisfazione di poter continuare a collaborare e rappresentare le attività eh, e quindi eh, l'invito a proseguire in, uh, in questa collaborazione colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare quindi tutti i qualificati ospiti e vorrei anche ricordare in particolare già uh, collaboratore per più di 18 anni di Fondazione NUMAC il dottor Velasco oggi, direttore generale di Crea Vit e tutti gli altri innumerevoli ospiti. Quindi io auguro un buon ascolto, una buona continuazione e che sia anche un proficuo eh, indicazione per come eh, valorizzare al massimo il, il terroir e le opportunità che il nostro territorio in ambito vitenologico eh, offre. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie direttore. E siamo arrivati all'apertura della tornata, apertura che ovviamente deve essere fatta dal presidente dell'Accademia Italiana della Vita e del Vino. Prego. Si sente, si sente abbastanza... Grazie mille. È d'obbligo, ma non è soltanto un obbligo, viene dal cuore, prima di tutto, un grazie. Grazie a, prima di tutto a chi ci ospita, un grazie a chi ha lavorato per preparare questo incontro, un grazie finalmente a tutti voi accademici e non che siete presenti. L'Accademia Italiana della Visa e del Vino vive, vive per poter affrontare problemi del settore vitivinicolo perché con questo scopo fu fondata. E noi ne andiamo in qualche modo orgogliosi con un decreto del presidente della Repubblica, che allora era non uno qualunque, ma Luigi Einaudi, quindi è stata fondata proprio con questo scopo di mettere, portare in discussione i principali aspetti e problemi vitivinicoli del paese. È passato molto tempo da allora e. Se io devo ricordare personalmente quando sono vecchio, eh? ho 84 anni, quindi posso io mi posso autodefinire vecchio, guai se me lo dite voi. <ride> quindi prego so, brava, sono diversamente giovane, ma eh, andando indietro nel tempo, eh, andando indietro di 60 anni almeno, e forse di più allora cominciavo la mia attività di ricercatore in viticoltura e, e devo dire tolto qualche isola come poteva essere questa come potevano essere altre isole avevamo il vino bianco e il vino rosso e nel Salento i rosati quindi eh, ne è stata fatta di strada moltissima e tutti voi eh, o i vostri, diciamo così, predecessori, hanno contribuito a cambiare completamente il volto vitivinicolo del Paese. Di questo tutti, tutti noi, i nostri predecessori, dobbiamo andare orgogliosi di questo fatto. Abbiamo a Conegliano un altro che proviene da questa zona, il dottor Velasco, e toccando con mani la realtà vitivinicola di tutto il paese. E non tutte sono isole così felici come è stato Trento, come è stata qualche altra isola. Ci sono ancora problemi da risolvere, problemi da affrontare e cose da decidere. Però siamo un paese che non manca di capacità sia organizzative sia di fantasia, perché anche qua bisogna, oggi sapete per esempio, e fra non molto avremo come Accademia un incontro specifico sul nome dei vitigni e non dico altro, per chi conosce il problema. Quindi ci sono determinate questioni che vanno affrontate a tutti i livelli e l'Accademia si pone come punto di riferimento con l'aiuto. Di tutti voi accademici e eh no. Eh, quindi grazie, grazie, grazie di essere costì. E qualche piccolo annuncio, che poi non è piccolo, sempre sì, che diciamo sempre qualche piccolo annuncio: In modo di dire non giusto. Perché devo dirvi che il prossimo simposio internazionale sulle malvasie. Voi sapete che sono stati già fatti sei simposi, sei simposi internazionali, verrà tenuta a Dubrovnik dal 4 al 7 giugno 2020. Riceverete tutti, poi le varie, però per dirvi cosa c'è importante in questo momento da poter fare. E che viene organizzato dall'Università di Zagabria, dalla Scuola di Parenzo, dalla nostra Accademia in collaborazione col CRA. Quindi, detto ciò, io mi zittisco perché anch'io sono curiosissimo. Abbiamo questo illustre vitigno, questo fantastico vino. Che è qualcosa veramente di particolare. Noi abbiamo studiato, però tante cose dobbiamo ancora capirle, una fra tutte è probabilmente l'origine, ma sentiremo oggi, credo su questi aspetti, le ultime novità, gli ultimi approcci, le ultime ricerche che vengono fatte. Quindi, grazie ancora. A Grazie a tutti voi e ascoltiamo con grande interesse cosa ci racconteranno. È il Gewürztraminer, non so se è meglio chiamarlo Traminer Aromatico, io sarei per Traminer Aromatico perché abbiamo una lingua che non dobbiamo tradire. Grazie. Grazie, grazie al professor Calò. Per l'apertura di questa tornata, e quindi direi che non è il caso di indugiare oltre, visto che eravamo anche un poco in ritardo, giusto? Ma l'abbiamo già recuperato. L'abbiamo già recuperato. No, non ecco. no. si di quelli che si sono <ride> Siete stati bravissimi e sintetici. Sentite, eh, adesso eh, partiamo con le relazioni tecniche. Quindi invito i relatori a mantenersi nei tempi che sono stati loro. Assegnati, anche perché siamo convinti come Accademia che eh, esercitare l'arte della sintesi è sempre una bella cosa, quindi non è importante dilungarsi. È bella e difficile, devono non essere <ride> eh, ma lo sono alcuni di loro, quindi io direi di passare la parola al primo, al primo relatore che è il dottor Andrea Faustini, non lo vedo. Eccoci qua, ecco, enologo e responsabile tecnico in CAVIT. Prego dottor Faustini. Mi raccomando, state vicini ai microfoni perché stiamo registrando. Grazie, buongiorno a tutti. E ringrazio anch'io dell'opportunità di poter essere oggi. Qui ad illustrare alcune, alcuni aspetti legati eh, non solo appunto alla presenza del traminer eh, aromatico nella nostra regione, ma anche qualche cenno iniziale che farò su quello che è appunto la, la presenza e alcuni aspetti legati anche alla sua coltivazione, soprattutto per quel che riguarda l'esperienza che po abbiamo potuto eh, approfondire qui negli ultimi anni in Trentino-Alto Adige. Ecco, la inizialmente alcuni cenni proprio eh, sull'origine io sono partito appunto Gewurztraminer ho tradito un po' la nostra lingua ma dopo eh, parleremo di Traminer o Traminer aromatico anche perché in Trentino Alto Adige eh, Vuoi per la sua eh, presenza importante in Alto Adige è spesso chiamato Miner, anche appunto a livello eh, commerciale si predilige questa denominazione per quanto riguarda le origini eh, mi rifaccio a quello che era stata eh, la citazione fatta dal professor Attilio Scienza all'ultimo no, all al simposio del 2011 dell'internazionale del Traminar che si svolge a Termeno, eh, dove lui eh, sosteneva che, essendo note alcune eh, come dire, scoperte fatte recentemente dalla dalla cui presente Maria Stella Grando, che poi ci illustrerà nei dettagli appunto le, eh, quello che è stato scoperto riguardo la sua origine, disse che visto che si ritiene sia una mutazione del Savagnin, allora a questo punto eh, tutta l'evoluzione genetica lunga, da, cioè datata da 1500 anni dovrebbe in, in teoria se, far arrivare la cicogna sul campanile di Ricchevir, quindi dare la, i natali di questo vitigno in Alsazia perché in, storicamente si sa che appunto si è iniziato il centro di diffusione di questo vitigno ha in, iniziato a diffondersi tra il Württemberg e, e l'Alsazia la, è pur vero comunque che dal 1242 citato proprio sui documenti eh, ufficiali che in Alto Adige eh, esisteva questo, questo vitigno quindi eh, devo dire che i due campanili qui se lo contendono eh, con, con onore questa, questo vitigno hanno contribuito comunque da secoli alla sua diffu diffusione un accenno su quello che è oggi il traminer aromatico presente in trentino Alto Adige che non è più il traminer aromatico eh, a bacca Bianca che veniva conosciuto nell'alto medioevo, eh, almeno in Alto Adige, ma è quello a bacca rosa che è stato importato dal, appunto nel, nel XIX secolo dall'arciduca Giovanni das d'Asburgo eh, in, eh, dall'Austria, insomma, si è poi diffuso. Per quel che riguarda la sua diffusione in Italia, almeno i dati che ho raccolto più recenti che vanno dal 2018 fino al 2010, parlano di 1400. 8 ettari in Italia eh, di cui 570 in, in Alto Adige e 404 eh, in provincia di Trento e il resto poi viene coltivato in Friuli Venezia Giulia e eh, soprattutto eh, nella zona del Coglio per poi a livello mondiale essere presente appunto in Francia con circa 3.000 ettari dei quali 95-98% presenti in Alsazia in, in Germania, dove ne abbiamo 800 ettari diffusi soprattutto nel Baden e nel Palatinato, in Austria altri 800 ettari, Svizzera 50 ettari, nell'ambito del Nuovo Mondo è presente in California con 600 ettari, poi nell'Oregon con 700, per andare a arrivare poi in Australia 800 ettari, Nuova Zelanda 300 totale circa di 9.000 ettari, almeno questo secondo quei dati che ho raccolto eh, presenti in letteratura. Il suo successo, eh, visto che è considerato ormai un'icona a livello commerciale perché, e a livello internazionale, è dovuta innanzitutto alla sua composizione eh, aromatica che deriva dalla sua genetica. Poi, da altri fattori che intervengono per esaltarla, questa sua componente, cioè la gradevolezza di intensità delle sensazioni organolettiche, sappiamo benissimo che può essere influenzata in agro, in, dal punto di vista agronomico e, soprattutto, dal punto di vista analogico. Poi eh, mi, mi soffermerò di più su questi aspetti nel, nel proseguo della relazione. L'altro fattore di successo di questo vitigno è la forte caratterizzazione olfattiva, cioè è un vitigno riconoscibilissimo e i suoi descrittori, il floreale e il fruttato soprattutto, creano, oltre a una riconoscibilità, molta empatia da parte del, del consumatore. Scusate, la versatilità è quindi un vino da, facile da accompagnare, facile, eh, si abbina al cibo, soprattutto anche alla cucina asiatica, non è molto facile da abbinare data la sua intensità aromatica, eh, però eh, trova molto successo in quelli che sono i luoghi di consumo moderni, quindi nei wine bar. E la, il fatto che sia in una fascia di mercato medio-alta, come diceva prima il dottor Zanoni, è uno dei vitigni che ancora a livello di grande distribuzione si colloca su prezzi importanti, ne fa quasi appunto un, un vino eh, ambito, quindi eh, questi sono sostanzialmente i suoi eh, principali fattori di successo sul mercato. Per quello che riguarda invece le caratteristiche, e le attitudini culturali di questo vitigno, Possiamo partire dal fatto, c'è cioè la descrizione un po' riassunta qui di quelle che sono le caratteristiche ampelografiche, i dati appunto li ho raccolti sempre dal catalogo delle politiche agricole e quindi dal Registro Nazionale dei Vitigni. E quindi le caratteristiche salienti sono la foglia piccola, pentagonale. È un vitigno che a livello pratico impegna molto i viticoltori nella fase di sfogliatura, perché insomma le, le foglie sono molto fitte, internodi abbastanza brevi, quindi richiede anche un 10% in più rispetto a una varietà eh, internazionale eh, nella fase di sfogliatura. Poi abbiamo il grappolo che ha maturità e tronco conico, eh, tozzo, non molto grande e abbastanza direi non molto compatto, ecco. La buccia pruinosa, il colore caratteristico appunto è questo che abbiamo citato anche nella locandina. Il tralcio legnoso di color nocciola e con internodi medi. La produzione è medio-bassa: nel senso che non è un vitigno molto generoso, e per questo, e soprattutto se non trova i suoi ambienti di coltivazione ideali, la produzione può essere anche un po' incostante negli anni. È molto sensibile alla. In fase di fioritura alle condizioni meteo avverse, quindi piogge e basse temperature fanno filare o accinellare i grappoli. D'altra parte, invece, ha una apprezzata di, eh, resistenza alla, alla peronospora e all'oidio, non è una varietà tra le più sensibili. E nella nuova, appunto, nuova recente eh, malattia della GPGV, eh, assieme al pino grigio in Trentino-Alto Adige, perlomeno è una delle varietà che hanno risentito di più di questo problema. L'ambiente di coltivazione è quello ideale tra la media e l'alta collina. E qui ho preso dal consorzio Vini del Trentino la diffusione, vedete il traminer aromatico è eh, distribuito per il 25% tra i 200 e i 250 metri e per un 50%, un 60% quasi, eh, sulla fascia tra i 250 e i 500 metri. Quindi vuole ambienti di coltivazione dove ci sia escursione termica, anche perché questa ha una influenza sul suo profilo aromatico, come vedremo in seguito. E eh, per quel che riguarda le forme di allevamento, almeno qui in Trentino Alto Adige, sono diffuse la pergola semplice e il guio in, soprattutto in Alto Adige. Non mi soffermo sui pregi o difetti di una dell'altra perché se comunque vengono ben gestite è un vitigno che data la sua produzione non eccessiva eh, raggiunge un equilibrio vegeto-produttivo ottimale in entrambe le due forme di allevamento. Dal punto di vista del vino eh, quelle che noi possiamo eh, analizzare sono senz'altro le, le caratteristiche del, del, del vino legate al, al suo profilo aromatico. Il suo profilo aromatico, che, eh, come diciamo prima, i descrittori principali sono quelli floreali di rosa, tea e di sambuco, ma possiamo trovare anche note fruttate come il lici, gli agrumi, eh, e poi può essere arricchito da altri aromi. Eh, speziati come il chiodo di garofano, la cannella, il, la, la noce moscata, e in taluni casi questi derivati soprattutto almeno da quelle che sono le esperienze condotte a livello regionale dai centri di San Michele e di, di Limburg anche dal il, il luogo, il terreno, il caldo eh, che raggiunge il grappolo, quindi queste note speziate legate all'affumicato. Eh, nel traminer, ma questi dettagli vedrete verranno ampiamente approfonditi dalle relazioni che seguiranno. Per quel che riguarda la, il, la sua caratteristica, eh, diciamo, è quello di essere un vino rotondo gra grazie al suo elevato tenore alcolico. Un, vi un vitigno che accumula molto zucchero. E normalmente le acidità non sono molto elevate, per cui in bocca ha questa, eh, come dire, questa ampiezza, questa morbidezza data appunto da, da questi fattori. I, mh, le sostanze aromatiche che caratterizzano questo vitigno sono sicuramente i terpeni allo stato libero e anche in parte, vedremo dalle ricerche fatte appunto a San Michele e da Giuseppe Versini, anche i, eh, i fenoli. E volatili. I terpeni in forma libera vedranno citati dopo, comunque i principali sono geraniolo, linalolo, citronellolo, alfa terpineolo, abbiamo il nerolo, l'ossido di rosa e l'acido transgeranico. Il, in, in campagna e in cantina ci sono alcune tecniche che possono andare a influire sulla composizione di questi eh, aromi. In particolare in campagna, se noi esageriamo con le sfogliature, mettiamo e soprattutto con sfogliature tardive e lasciamo il grappolo esposto completamente al sole, possiamo avere la perdita eh, di, di questi terpeni, in particolare eh, del, del, dell'inalolo che soprattutto in fase di surmaturazione tende a diminuire, almeno secondo gli studi fatti da Maras. Nel caso del vinil guaiacolo, questo fenolo volatile è influenzato invece dalla macerazione a freddo. Quindi un, una, un accorgimento, una pratica che a livello enologico è frequente trovare appunto nelle cantine, le macerazioni a freddo pre, eh, prima della, della pressatura in genere vanno a aumentare il contenuto di geraniolo, nerolo e ossido di rosa e citronellolo, e mentre eh, almeno secondo le esperienze fatte a Limburg negli anni passati da Martin Aurich tendono a avere una, un effetto invece eh, di... Decremento sul sull'Inalolo. Per quanto riguarda i cloni, ehm, i cloni che oggi almeno in Trentino Alto Adige eh, vengono più utilizzati sono i due cloni di Lineburg il 14 e il 20. Lì le, I due pallini mi sono eh, stati fuori posto. Ehm, poi abbiamo i cloni ISMA del 916 e 1918, che vengono comunque anche utilizzati negli impianti nuovi, nei nuovi impianti, e quelli più recenti, i cloni della serie Iasma, ISMA, scusate, AVIT, eh, selezionati appunto da, dall'Istituto di, di San Michele all'Adige. Abbiamo anche alcuni cloni di origine francese, il, in particolare il 643, il 47 e il 48, che vengono comunque eh, consigliati nei vigneti policlonali. Per quel che riguarda la produzione di barbatelle, i dati che ho raccolto appunto l'altro giorno al catalogo viti delle politiche agricole del CRA, e dal 2011 al 2017 confermano un quantitativo di barbatelle sia certificate che eh, di tipo standard che arrivano a coprire, calcolando una densità di impianto di 4.000 viti per ettaro, circa 200 ettari all'anno distribuiti tra nuovi impianti o rinnovi e non si sa quanti di questi ettari, almeno per quel che ne so io, eh, siano da eh, riferire in Italia o eh, all'estero in Europa. Per cui diciamo che non si nota una grande, un grande incremento, almeno per quel che riguarda il numero di barbatelle prodotte in Italia. Per quel che riguarda invece le superfici, qui eh, abbiamo senz'altro... Un incremento dagli anni 70 al 2010 in Italia da 220 ettari si è passati a 1400, quindi questo denota soprattutto eh, dagli anni 80 al 2010 un forte interesse per questo vitigno. In Alto Adige, questi sono dati che ho raccolto fino al 2013, eh, questo è l'andamento della Schiava e questo è l'andamento del Traminer, vedete che... Eh, come è accaduto anche in Trentino, dagli anni 80 in poi si è assistito a un'inversione di tendenza eh, nella piattaforma amperografica, andando da un 80% per esempio in Trentino delle varietà a bacca gli anni 80 arrivando a un 25% ad oggi e è quello che è successo anche un po' in Alto Adige, seppur partendo da dati eh, generali più, 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 più alti per quel che riguarda il Trentino. In Trentino oggi sono 404, almeno i dati al 2017, gli impianti, e vedete che rappresenta oggi su 10.000 ettari totali di superficie il 3,9% della superficie. Analogamente al, a quello che è un po' l'Alto Adige, eh, dove, dove questo vitigno appunto, è una delle varietà bacca bianca che negli ultimi anni, appunto, come ho appena detto, ha riscontrato un, un notevo, una notevole crescita nella superficie. Per quel che riguarda Cavit, che come dicevamo rappresenta 5.400 ettari dei 10.000 ettari eh, totali presenti in Trentino, se parliamo degli ettari eh, a cui fanno capo i soci viticoltori delle 10 cantine associate, in aggregato dagli anni dal 2012 al 2018, quindi in 7 anni, Abbiamo avuto un incremento da, 105, da 185 ettari agli attuali 230 ettari, quindi un incremento significativo della superficie, grazie proprio al fatto di avere in Trentino degli ambienti di coltivazione ideali, una professionalità dei viticoltori e la presenza anche del centro eh, di San Michele all'Adige che favorisce eh, sicuramente la diffusione di questo vitigno. Che la diffusione delle pratiche di coltivazione. Per quel che riguarda Cavit, possiamo dire che quali strumenti ha a disposizione l'agronomo, l'enologo per poter scegliere gli ambienti di coltivazione idonei, e mi avvicino alla conclusione, sono quelli dei moderni strumenti digitali, per esempio, che sono di supporto sia al tecnico che al viticoltore e che sfruttano dei dati oggi disponibili collegandosi alle banche dati dei centri di ricerca per quel che riguarda dati climatici oppure dati che vengono raccolti sul territorio con le analisi dei suoli e in questo caso vedremo appunto cosa è stato fatto in questi ultimi dieci anni, da circa dieci anni, dal 2010 in poi, da Cavity in collaborazione con la Fondazione Edmund Mack e la Fondazione Bruno Kessler con i suoi spin-off attraverso MPA Solution. Vediamo in passato la carta viticola eh, praticamente a parte la, la, la presenza di case oggi al posto dei vigneti ma questa è la stessa foto di San Michele all'Adige eh, è possibile oggi con la tecnologia WebGIS individuare i vigneti sulla piattaforma agriviticola abbiamo eh, raccolto tutti i catasti delle cantine associate e quindi caricato i dati di tutti i vigneti. A questi abbiamo sommato, abbiamo caricato quindi sulla piattaforma anche i dati eh, del clima, del, quelli dati provenienti eh, dalle banche dati sempre di San Michele Ladige dal sistema Arvasist che ci danno gli indici bioclimatici in ogni punto del territorio e la carta dei suoli. E quello che eh, sicuramente consente di fare picca almeno nella scelta del vitigno da piantare in ogni luogo del Trentino, è quello di e agire sulla qualità attraverso la conoscenza di questi fattori, queste, insomma, questi aspetti, quindi catasti, atlante climatico e carta dei suoli. Abbiamo poi un altro gruppo di ambienti di lavoro di pica che vengono utilizzati invece come assistenza tecnica per comunicare con le cantine o con i soci viticoltori, ma su questi non mi soffermo. Un esempio di quello che è una cartografia di base visualizzata su WebGIS: come dicevo prima, abbiamo la possibilità di vedere in base ai colori i vari vigneti delle cantine associate, sia su una mappa, come abbiamo visto prima, ma anche attraverso ortofoto, che possiamo andare a eh, inquadrare e aumentare in dettaglio fino a chiaramente vedere proprio ogni singolo vigneto, interrogando. Con un clic, un, uno dei vigneti compare subito la, la scheda descrittiva del vigneto e la possibilità con questi link che dicevo prima: Arvassist e Evapotraspirazione, di collegarsi alle banche dati di San Michele della Fondazione MAC e vedere per ogni singolo vigneto quelle che sono le reali eh, situazioni climatiche, bioclimatiche o eh, legate appunto alla. L'orografia del, del, del punto e avere i dati relativi, per esempio, ai vari indici Winkler, Uglen o, o Jones che vengono utilizzati eh, per la scelta dei, dei vitigni. E a livello di mappa, eh, i colori indicano, in questo caso, sull'indice di Winkler, abbiamo la, la localizzazione appunto delle aree più o meno vocate ai diversi vitigni che si collocano a seconda delle fasce colorate in maniera diversa. Nel caso del Traminer chiaramente si andrà a scegliere eh, quelle zone o quelle, quelli, quei punti che hanno eh, prevalenza appunto di, questa, eh, di questi valori dati dalla scala. Per quel che riguarda le mappe bioclimatiche che è possibile avere a disposizione sono queste, le abbiamo già in parte citate e per quel che riguarda le mappe orografiche abbiamo tutti i valori vigneto per vigneto che ci danno le caratteristiche o le indicazioni relative a questi fattori quindi ombreggiamento, pendenza, esposizione radiazione globale, ore di luce la carta dei suoli che è stata realizzata e che continua a essere realizzata ad oggi dal 2011 ha permesso di raccogliere tutte le informazioni sulle principali zone del Trentino e eh, in pratica abbiamo due possibilità: una la visualizzazione delle sovranità di paesaggio, quindi quelle che sono eh, le tipologie di suolo e, 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 le, e, le, e le origini di questi suoli, quindi se sono colluvi, se sono piani alluvionali, se sono conoidi di cioè accumuli di deiezioni o di, di, di eh, materiali che cadono e si raccolgono al, al fondo della, delle, delle pareti delle montagne oppure un livello più dettagliato che è l'unità tipica di suolo quelle che noi chiamiamo delineazioni eh, che ci hanno consentito anche di lavorare col CNR di Firenze per eh, fare un'analisi geostatistica e vedere in, con delle colorazioni diverse quelli che sono i contenuti medi di argilla di sabbia, eh, di carbonio organico, di calca reattivo in ogni punto, quindi eh, questo io adesso ho finito in pratica era solo per capire che dietro a un vitigno eh, se c'è la professionalità innanzitutto del viticoltore la scelta dei cloni giusti perché per il traminer è importante, molto importante ecco, scegliere i cloni giusti, la presenza del mondo della ricerca e eh, chiaramente una, un lavoro di base de, su, basato sulla zonazione importante è possibile insomma valorizzarlo vi ringrazio e lascio la parola grazie Grazie anche da parte nostra, al dottor Faustini, per la presentazione, molto interessante e direi anche molto interessante eh, PICA, un sistema di gestione concreto, nel senso che tante volte eh, si parla... Sì, persone. sì, sicuramente. <ride> ma eh, dicevo di PICA, è un bel esempio concreto di applicazione diciamo, delle informazioni in versione digitale per la gestione del territorio. È già pronta la professoressa Stella Grando, la ringraziamo, interverrà sulle mutazioni genetiche che hanno originato il tramil aromatico. Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio molto gli organizzatori per aver inserito eh, questo mio intervento nel programma della giornata e anche gli ospiti i Cavit. Dunque, qualcosa è già stato anticipato, però prima di arrivare appunto a parlare di, di tramil aromatico, Volevo eh, riassumere eh, brevemente diciamo, quali sono i tre processi principali che eh, sono ritenuti responsabili appunto, della formazione dei vitigni che abbiamo oggi. E questi processi diciamo, sono stati chiariti negli ultimi tempi eh, proprio grazie all'applicazione delle analisi molecolari che permettono di fare delle distinzioni eh, più oggettive. Diciamo, eh, rispetto a quanto si possa fare con eh, delle descrizioni eh, sulla morfologia. Quindi ovviamente il primo, il primo processo è quello della riproduzione sessuale. Eh, si formano dei genotipi unici per incroci spontanei e così sono nate eh, le viti diciamo, da seme che eh, nel caso presentassero fenotipi interessanti per quelli che erano i coltivatori, gli agricoltori, nelle varie epoche, diciamo, eh, sono state poi eh, propagate per via vegetativa, quindi portando eh, alla formazione appunto di, di vitigni che sono geneticamente distinti. Il terzo processo, eh, che è molto rilevante anche per quello che andremo poi a dire del traminere aromatico, è quello delle mutazioni somatiche. Cioè una volta che eh, si è formato un vitigno da seme ed è propagato, proprio per questo processo di propagazione si possono eh, propagare anche del, dei, dei mutanti, in particolare appunto delle mutazioni gemmarie che possono comparire, compaiono spontaneamente diciamo, nelle gemme e danno origini a delle parti di pianta che sono geneticamente differenti. Queste mutazioni possono avvenire diciamo, in qualsiasi cellula, ovviamente della pianta, però la gemma si differenzia in due strati, chiamiamoli L1 e L2. E a seconda che la mutazione interessi eh, uno o l'altro strato, diciamo, può dare origini a, dei mutanti che sono, eh, eh, a delle piante diciamo, che sono completamente mutate oppure che sono mutate solo. In alcune eh, parti della loro, eh, del loro tessuto, in alcuni tessuti. In particolare le mutazioni diciamo, che sono a carico del tessuto eh, del foglietto L2 sono anche geneticamente trasmissibili perché possono essere eh, trasmesse attraverso il polline, attraverso i gameti. Qui vi ho messo una rassegna eh, di mutanti conosciuti in vite proprio oh, originati da questo tipo di mutazioni eh, somatiche. Eh, ovviamente eh, queste mutazioni diciamo, diventano interessanti quando presentano un carattere che può essere utile eh, per, eh, per l'agricoltore, ma molte, eh, molti mutanti sono anche presenti nelle collezioni per curiosità e, e sono degli ottimi materiali di studio. Diciamo che i mutanti principali di questo tipo in viticoltura sono quelli eh, del colore, il caso più noto è quello dei pinot, pinot nero, pinot grigio e pinot bianco. Il pinot grigio ha anche una mutazione instabile per cui potete vedere eh, a volte proprio in campagna che, eh, che compaiono eh, degli acini proprio perché c'è diciamo, una eh, invasione di un foglietto eh, sull'altro riguardo i tessuti. Un altro caso eh, meno noto diciamo, è anche quello del Cabernet Sauvignon che ha due vitigni eh, derivati proprio per eh, mutazione eh, che influenza parzialmente il colore o lo toglie completamente. Quindi, in questo modo, diciamo, si sono originati diversi, diversi vitigni che sono eh, attualmente coltivati. Altre mutazioni eh, riguardano la dimensione degli acini, possono riguardare eh, diciamo, la, la lunghezza degli internodi, eccetera, però sono meno famosi, meno popolari diciamo, e anche meno utilizzati. Per venire al caso nostro. Eh, cosa possiamo dire del eh, traminer aromatico? Allora, proprio grazie al fatto che eh, l'analisi dei profili genetici negli ultimi vent'anni diciamo, ha chiarito eh, e ha messo in luce insomma, delle, eh, delle evidenze eh, nuove, il traminer aromatico è riconducibile al savagnin bianco, cioè il vitigno che si è originato da seme è il savagnin bianco, e eh, il Savagnin rosa e il Traminer aromatico sono dei mutanti del Savagnin bianco, perché dal punto di vista eh, genetico presentano lo stesso profilo eh, molecolare. Quindi, questo profilo abbiamo visto che si crea una volta sola da riproduzione sessuale, da seme, e quindi la propagazione vegetativa ha eh, mostrato a un certo punto del colore, e quindi questa. Questo mutante, questa gemma, eh, diciamo questo mutante originato da una gemma è stato propagato per via vegetativa e ha costituito eh, il vitigno Savagnin rosa. Quindi è stato acquisito il colore e eh, un altro carattere che è comparso successivamente oh, è quello del, eh, dell'aroma, quindi il traminer aromatico possiamo dire che è Allo stato attuale delle conoscenze è sicuramente identico dal punto di vista della formazione da seme col Savagnin Blanc e rappresenta un mutante di questo genotipo che si è formato, un mutante colorato e aromatico. Come si è arrivati a questa conclusione? Allora, ovvio che il punto di partenza è stato vedere che avevano lo stesso profilo, lo stesso profilo genetico, però. Abastanza curioso il fatto che una mutazione, diciamo, porti ad acquisire il colore piuttosto che a perderlo, perché in genere si passa dai vitigni a bacca colorata e per mutazione questi diventano non colorati. Quindi, prima però di arrivare a questo dettaglio sulle mutazioni, eh, volevo soffermarmi un attimo sul eh, Savagnin Bianco. Il Savagnin Bianco origina. Uh, abbiamo visto da incrocio spontaneo per cui uh, l'origine e i genitori sono ricostruiti attraverso il confronto dei, dei genotipi dei vitigni che sono attualmente presenti, quindi non è detto che tutto possa essere rivelato. Però cosa ci dicono uh, queste analisi? Ci dicono che il savagnin bianco ha un legame di primo grado col pinot, quindi in questo... In questo schema è messo come discendente del Pinot, però vi voglio far notare che manca il secondo genitore, non è noto, e quindi diciamo, questa ipotesi potrebbe anche essere ribaltata, si potrebbe mettere Savagnin sopra Pinot, perché è un primo grado, questa è l'unica cosa certa, però finché non c'è l'altro genitore diciamo, non si può dare un orientamento. A però di fatto c'è un legame di primo grado sicuro tra il Savagnin e il Pinot, e eh, dal Savagnin discendono moltissimi altri vitigni, tanto che vedete che l'area eh, attribuita a questo vitigno è grande quanto Gouet Blanc e Pinot perché sono proprio dei vitigni che sono entrati nel pedigree di quasi tutti i principali vitigni europei. E tanto per citare eh, qualche, qualche esempio insomma, illustre di discendente eh, di, mh, di Savagnin, quindi eh, rapporti di primo grado, rapporti di parentela, per esempio c'è il Sauvignon Blanc, quindi il Sauvignon Blanc è un figlio del eh, Savagnin. Quindi questo è quello che mh, possiamo dire sul, sull'origine eh, genetica, nulla forse di nuovo per eh, molti di voi, eh, salvo il fatto appunto che eh, continuano ad aggiungersi informazioni sul quanto rilevante sia stato questo vitigno per la genesi proprio della viticoltura. Allora a partire da Savagnin poi che cosa è successo? Perché è comparso il colore, il colore eh, della bacca? Allora, eh, è noto da diverso tempo insomma, che il colore, colore dell'uva è controllato da, eh, da un gene che, eh, diciamo, nella sua condizione funzionale porta all'accumulo degli antociani nella bacca, quando questo gene è interrotto in una sua parte, diciamo, nel promotore, da eh, quel famoso trasposone che si è infilato lungo... 10.500 nucleotidi a monte del gene, diciamo, sono comparsi i vitigni a bacca bianca, cioè una mutazione, un'interruzione di qualcosa che funzionava e che adesso non funziona più. Cosa si è visto? E non l'abbiamo fatto noi, è ormai una, un lavoro noto di altri colleghi francesi: che nel caso del Gewurztramine, questa interruzione che prima c'era, quindi il Savagnin è così, è saltata via ma ha lasciato delle piccole impronte nelle piccole impronte. Questo fa sì che il gene sia capace di far eh, partire la sintesi degli antociani, ma non a livelli eh, del gene, diciamo, eh, normale. Quindi, la stessa situazione, ma con impronte genetiche diverse, è stata trovata in un mutante rosa dello Chardonnay. Quindi vedete che c'è, diciamo, a partire da un allele non funzionale torna a funzionare, ma non del tutto perché è rimasta un'impronta. Questo per quanto riguarda l'acquisizione del colore. Per quanto riguarda l'aroma del Tramine, eh, abbiamo sentito già un'anticipazione, poi vedremo molti dettagli ancora eh, è dovuto, è attribuito, diciamo, al contenuto anche di monoterpeni e proprio dei colleghi dell'Alsazia hanno confrontato anni fa il contenuto di mosti e vini. Io, qui, vi mostro soltanto i vini: di appunto quello, quel Savagnin rosa e del Gewustraminer, in due zone diverse dell'Alsazia. E si vede che ci sono appunto delle differenze significative, più o meno, diciamo. Eh, per i diversi composti eh, tra quello che è il più vicino diciamo il mutante rosa e il mutante rosa e aromatico quindi si vede appunto che ci sono delle differenze nella, eh, nel contenuto di linalolo nelle forme libere e glicosilate e anche di geraniolo eh, nei vini la stessa cosa anche più accentuata si può eh, vedere nelle, nelle uve quindi di fatto diciamo questo ha dato un po eh, il via alla ricerca di che cosa è mutato nel savagnin rosa per produrre questo aroma per aumentare questo contenuto di monoterpeni e in questo siamo arrivati noi su questo siamo arrivati noi eh, di san michele e eh, della fondazione mac appunto con le nostre ricerche stavamo lavorando eh, dieci anni fa eh, alla, allo studio della determinazione genetica quali sono i geni responsabili di alcuni composti eh, delle uve e in particolare nel caso dei terpeni vi risparmio tutto il lavoro che era stato fatto dietro abbiamo avuto delle forti evidenze che il controllo della sintesi in particolare eh, dei monoterpeni è eh, dovuto a un gene che codifica per un enzima che sta molto in alto nella, in una delle due vie biosintetiche responsabili appunto di tutti i terpenoidi. E questo gene, eh, lo vedete scritto qui, eh, è il DXS1, che eh, nella vite è lungo 4790 nucleotidi e sintetizza una proteina di 716 eh, amminoacidi Quando siamo andati a sequenziare questo gene, eh, in tante eh, varietà di vite abbiamo eh, visto che, eh, che cosa eh, rendeva eh, le cultivar capaci di accumulare molto di più i monoterpeni e eh, abbiamo trovato che era una variazione della proteina, diciamo in questo punto qua, che eh, questo è un modello, ovviamente non è una foto della proteina, però. La variazione di un aminoacido in questa posizione ca cambia la forma della proteina e la rende più attiva. Quindi di nuovo una mutazione che migliora eh, nel senso eh, della capacità di produrre monoterpeni e che, che migliora appunto il, i vitigni. Poi vedremo appunto come. Recentemente. Eh, abbiamo visto attraverso una prova funzionale in, su piante geneticamente modificate che eh, l'effetto spingendo diciamo un po' questo gene, l'espressione di questo gene eh, non solo compaiono più monoterpeni nelle uve, ma anche sesquiterpeni, perché il precursore è comune e vediamo che appunto c'è uno scambio tra i due compartimenti, però non è questo. Qui eh, ci tenevo invece a sottolineare che questo lavoro, il primo che abbiamo pubblicato, è stato fatto veramente grazie al contributo del, del dottor Versini, che ci ha supportato con un enorme numero di, di analisi, e poi negli anni è proseguito, eh, sempre con il supporto dei colleghi della Fondazione MAC per la parte chimica, e voglio ringraziarli veramente per questo. Dunque, che cosa? Eh, capita in quella zona della proteina. Qui vedete la zona della proteina che è mutata, nei moscati c'è la sostituzione di una lisina eh, con la sparagina, qui ci sono le stesse proteine in tante altre piante, se volete mais, eh, la menta piperita, eh, il pomodoro. Abbiamo confrontato questa proteina e abbiamo visto che nei moscati c'è una sostituzione di amminoacidi, di questo aminoacido che effettivamente rende i moscati più capaci di, di accumulare i monoterpeni. Però è anche emerso che i, le varianti aromatiche dei vitigni neutri come Chardonnay, eh, Chasselat e eh, Tramine, diciamo Savagnin, hanno anche questi... Delle mutazioni nella stessa zona della proteina. Questo è probabilmente il sito attivo della proteina che viene migliorato nell'attività da una sostituzione amminoacidica. Per farla più breve, diciamo nel caso del tramina, vediamo che nella posizione 306 della proteina una cisteina sostituisce l'arginina. E eh, parliamo di un aminoacido diciamo, neutro rispetto a un aminoacido carico positivamente, quindi questo influenza il sito attivo, influenza le capacità dell'enzima e evidentemente anche se si trova così in alto nella biosintesi, è capace di produrre precursori maggiori e quindi evidentemente eh, dà origine a maggior eh, contenuto di monoterpeni. Quindi a partire da questa eh, informazione abbiamo sviluppato un test del DNA, qui vedete una delle eh, uno dei possibili modi per analizzare questa mutazione, questo è un mini, un mini sequenziamento ma si può fare anche con enzimi di restrizione e eh, con una semplice analisi noi siamo in grado di distinguere se una varietà produce uva neutra, a livello anche molto precoce, eh, possiamo distinguere gli Chasselà, gli Chardonnay, c'è un clone, per esempio l'809, che può essere distinto solo attraverso questo, eh, questo test, e, e, e tutti quelli che sono i, i vitigni in Moscato, perché hanno appunto la eh, mutazione specifica. Nel caso del Tramine. La mutazione appunto è in eterozigosi e l'abbiamo ritrovata in, in tutti i suoi discendenti, che tra l'altro ne ha numerosissimi perché il tramminere aromatico è stato molto utilizzato nel breeding. È stato utilizzato cioè circa 100 vitigni che derivano che hanno preso l'aroma dal trammine aromatico. Quindi è comparso per caso, però poi è stato trasmesso ed è anche molto utilizzato nel breeding per le resistenze come genitore diciamo che porta eh, un po di qualità insomma rispetto a caratteristiche c'è il traminet eh, negli Stati Uniti che proprio anche eh, rievoca il nome eh, richiama il nome dunque eh, questo marcatore ovviamente può essere eh, come ho detto applicato per la selezione precoce eh, e quindi se uno eh, come succede adesso soprattutto nel caso dell'uva da tavola che ha un momento di splendore proprio per l'aroma moscato, per questo tipo di aroma, in Cina soprattutto, queste sono varietà cinese, noi sappiamo che in Cina stanno usando questo marcatore perché permette di scrinare molto velocemente, ridurre insomma subito eh, i semenzali e tenere quelli che quantomeno si vuole abbiano l'aroma eh, moscato, l'aroma. E quindi si può anche scegliere di modulare la quantità perché se in eterozigosi è aromatico, in omozigosi quella mutazione porta a eh, aromi molto più intensi. Questo l'abbiamo verificato eh, diciamo nei moscati perché abbiamo trovato un omozigote in eh, collezione. Per, eh, mi avvio alla conclusione con un altro eh, aggancio locale perché eh, così giusto... In occasione di questa, di questa tornata abbiamo fatto un test su, eh, su un, una selezione rigotti che eh, è registrata nel catalogo nazionale, che è il Gold Traminer, dove appunto mh, il test... Eh, dimostra e verifica insomma che eh, Rigotti, Rebo Rigotti, ha usato Gewurstraminer, ha usato Tramine aromatico, per, non solo perché le uve sono aromatiche e i miei colleghi dicono appunto che il vino sia molto, eh, molto interessante, ma proprio vediamo che c'è eh, la presenza della mutazione. In questa ricerca abbiamo anche, almeno io ho scoperto, che eh, esiste un altro incrocio Rigotti un altro incrocio fatto da Reborigotti, Nosiola per 3.000, che però non è ancora stato valorizzato, risulta nelle banche dati, non c'è neanche il colore. E quindi abbiamo fatto il test e abbiamo visto che non dovrebbe essere aromatico. E forse questa è la ragione per cui è rimasto, diciamo, ancora inesplorato, però. Eh, il materiale c'è perché eh, lo abbiamo eh, recuperato grazie a Umberto Malossini che custodisce eh, tutti questi materiali, abbiamo potuto farci questa eh, verifica. Quindi, solo eh, vediamo insomma, se qualcuno vuole produrlo e, e metterci un po' alla prova anche su questo. Quindi, eh, le conclusioni diciamo, di, questo, di questo studio sono secondo me appunto. Il traminer aromatico è una variante somatica di una delle varietà fondatrici della viticoltura europea, quindi è importante la sua origine. Queste mutazioni hanno fatto acquisire nuove funzioni alla vite e quindi hanno creato un fenotipo innovativo che infatti è stato mantenuto e portato, diciamo, il layer L2, quindi vengono trasmesse, e questo l'abbiamo anche visto dai numerosi figli aromatici, a cosa ci serve conoscere questa precisa mutazione? Beh, ci, ci serve anche per capire meglio tutta la, la, la biochimica e tutta la base genetica della formazione di certi composti, però ovviamente in questo caso aiuta a capire come si sono formati, come si sono diversificati i vitigni una volta che sono nati da seme, ma ci può anche indicare come possono essere migliorati i vitigni tradizionali. E infatti la selezione clonale che viene fatta da, da decenni sfrutta proprio queste variazioni genetiche che compaiono spontaneamente nei, eh, nei vigneti. Però queste mutazioni appunto avvengono casualmente, quindi chi fa selezione clonale deve andarle a cercare e non importa che sappia dove stanno nel genoma, diciamo. L'importante è che diano un fenotipo stabile che poi può essere eh, sfruttato. Però diciamo che ci sono delle nuove tecnologie che si stanno applicando anche alla vite che queste mutazioni le possono fare in maniera mirata, quindi in maniera controllata senza aspettare che avvengano eh, casualmente e penso sia abbastanza chiaro, insomma, che questo è un fenomeno che mima qualcosa di naturale, di qualcosa che ho cercato di far capire: appunto, avviene ed è anche sfruttato. Quindi, diciamo che il caso del traminer aromatico è proprio perfetto per la discussione attuale, secondo me. Volevo finire con i ringraziamenti, non solo di tutti i miei collaboratori passati, soprattutto studenti di dottorato che hanno contribuito ai lavori che prima ho citato. Silvia e Umberto per questa verifica degli incroci rigotti, però vorrei anche ringraziare quelli che ci stanno sostenendo adesso, diciamo che stanno sostenendo il mio gruppo di lavoro per progetti che magari non sono legati direttamente al tramina, però ci permettono comunque di continuare la ricerca. Grazie. Grazie, grazie per questa, per questa bella presentazione. Nel vostro lavoro siete degli storici, state riscrivendo la storia, insomma, ci portate novità che magari prima si, si immaginavano, si intuivano e che adesso trovano parziale conferma. Nella precedente relazione, il dottor Faustini parlava della riconoscibilità del traminer, dice: riconoscibilissimo. Abbiamo capito oggi dall'intervento della professoressa Grando come questa riconoscibilità abbia fondamenti genetici. E renda questo, questo vino particolarmente interessante. Abbiamo parlato anche di selezione clonale, quindi è il momento di Umberto Malossini, ricercatore presso la Fondazione MAC. Prego. Eh, grazie a tutti. Ringrazio l'organizzatore.

Denti, eh, appunto di Faustini, eccetera, hanno messo in relazione diverse possibili origini. Cioè, ehm, D'altra parte, la ridondanza del termine genetico, eh, io qua volevo riportarla in campo e con quello che vediamo, come giustamente è stato ricordato da Stella Grando, cioè il discorso del fenotipo. In questo caso, anche, per esempio, mutazioni e chimere eh, eh, cambiano, in questo caso, il colore del, dell'acino, delle bacche, dei grappoli. Um, ma anche, um, ci sono altri, altri fattori, um, uh, um, gli effetti imputabili alle malattie infettive, la virosi, eh, giustificano appunto uh, uh, i cambiamenti uh, evidentissimi di uh, quello che, che diciamo come fenotipo, cioè quello che noi ci appare. Quindi um, qualche carrellata di um, fotografie forse vi uh, um, farà... Grazie. Eh, vi, farà, ehm, così, eh, vi farà vedere con gli occhi, nell'impossibilità di farvi eh, comunque ehm, rendere doti di quanta ehm, parte delle, della selezione in campo, eh, anche con assaggi del, degli acini, cioè la valutazione aromatica di questa varietà che giustamente è giustamente il principe degli aromatici. Non posso fare diversamente che non eh, mettere insieme alcune delle diapositive, appunto, delle, delle, delle immagini che abbiamo eh, recuperato nel corso di eh, m, circa vent'anni di attività e più sul tramminere aromatico. la parte sinistra, appunto, sulle, alcune del discorso delle mutazioni che, eh, come, dice, come illustrava la, la professoressa Grando, sono, riguardano variazioni somatiche, no? insomma, ci sono però eh, appunto varie espressioni di. Ehm, di questo cambiamento, quando riguarda tutto un tralcio, abbiamo, qui potremmo avere un'origine di, di qualcosa che non è, non è più corrispondente all'originale. Mentre possiamo avere tantissime espressioni di quello che diciamo il colore dell'acino. Per tanti di quegli aspetti che eh, ricordava Faustini, dalle sfogliature e quant'altro. Per cui mh, per chi eh, fa selezione in campo diventa, e eh, molti produttori lo sanno perfettamente, diventa difficilissimo dare un significato, una classificazione a che termine eh, eh, stiamo selezionando. Adacino rosa giallo, come questo grappolo qua, adacino eh, rosa violetto fucsia. Eh, ad acino rosa però c'è un, un cambiamento in, in, in giallo netto oppure un biotipo nettamente sul eh, violetto fucsia. Poi alcune forme di malformazione che abbiamo visto in precedenza, tratterò solo la, la più vecchia, virosi forse della vite eh, nota il virus noto per una, una, una malattia, la malformazione infettiva che comprende 20 virus diversi nepovirus, ci sono altre forme di degenerazione e di malformazioni che sono state citate anche da la carrellata di possibilità, di selezione, Dalla, dalla forma del seno pezzolare abbiamo, abbiamo evidenziato ehm, la variabilità comunque, presente sul corno della, della foglia, sul, sul, sul colore ho già accennato, gli aspetti più pratici, cioè eh, il, eh, legati proprio all'aroma, la produttività e le questioni eh, diciamo, eh, tecnologiche di Tantina, quelle più semplici. C'è una correlazione tra città e pH, vedete che non si cita, è eh, eh, una spiegazione ormai abbastanza eh, vecchia, ma fondamentale secondo, secondo la mia presentazione. Non e non si cita nelle metodologie di perché in realtà è fondamentale per la valutazione tecnologica eh, delle partite che vengono realizzate. Allora, grazie appunto ai, ai, ai coautori autori, negli anni 90, eh, Marena, Raffa, eh, erano, sono ancora considerati dei, dei, delle, delle persone che hanno eh, le loro studi di cerchi, eccetera, quindi alle spiriti. fatto la storia anche delle, delle, delle componenti aromatiche eh, di questa eh, non solo della riferida, ma di questo prodotto che abbiamo vinto. Uh, le sostanze terpeni di sicuro interesse per la Roma sono quelle di terpeni, una logica, un po' di loro, un po' di loro, in forma libera legata. Con ovviamente caratteristiche relativamente obiettive tra quantità di questi prodotti e l'aroma del tutto. Mi eh, rifaccio appunto a possibili fattori di variazione eh, già trattati da, da, dalla stagia Paolo per riportare tra un discorso di quantificazione di questi interventi per effetto dell'annata. Consideriamo che sono diciamo, 8 vini, 8 tuoni nello stesso vigneto, in quattro anni e vedete che le differenze sono abissali, i minimi e i massimi. Tanto da dire che in un'annata il tramina questo tramine è molto poco ormai. E quindi fondamentale avere come metodo appunto la microbiologia standardizzata eh, del, del, del prodotto. In cui vogliamo eh, descriverne appunto, tutte le sfaccettature. I passaggi da, da, da campo a cantina sono ovviamente eh, fondamentali. Nella presentazione, che cercherò di fare, appunto, cito le collaborazioni fondamentali di tutti di ricerca collegati per, non solo per il Tramina come li hanno, Limeburg l'università e centri internazionali come Gaia che hanno messo a disposizione anche i materiali di Tramina il tramine, eh, tramine era in un progetto finalizzato appunto nel 96 uno dei tanti progetti finalizzati quando il professor sono stati mandati a livello nazionale era una cosa di programma quindi eh, questo è diciamo il, ehm, la base di tutto Parliamo per parlare di materiali. Ma il Plaminio, eh, nel, nell'azienda nell di San Michele, è stato selezionato anche in genere precedenti, avevo ricordo che ha citato dai vivaisti locali. Questo da, 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 da informazioni appunto storiche. Eh, San Michele la dei terreni dove fare selezioni massali, anche con i più literali, quelle più literali, poi dopo, nel gruppo a anni '80-90, il gruppo del soggetto di soccorso, lo cito perché la parte dei materiali presentati fanno riferimento a quello. Fanno riferimento a quello, grazie mille. Eh, <ride> <ride> I dettagli. No, questa è un'altra relazione. <ride> è un altro relatore, no? un'altra relazione. <ride> Chiedo scusa per l'inconveniente che vi ho arrecato. Il traminer aromatico quindi è stato selezionato secondo un, un ben definito know-how, possiamo definirlo così, e quindi ricordiamo volentieri Giuseppe Versini, che per la parte aromatica mi consente, a me non chimico, di, di portare appunto una quantificazione importante. Elisabetta Vindimian e Italo Roncador per tutta la parte appunto di selezione clonale sanitaria. Ricordiamoci che sono due aspetti inscindibili eh, della, della questione. E, citava alcuni incroci rigotti dal da, da, da da professoressa Grando, ehm, quindi FEMA ha selezionato anche questo incrocio, oltre che è, è stato ri, ritenuto adatto a, a, a produrre vini da vedere di metterriva. Una parte dei materiali di confronto ehm, presentati si riferiscono anche a questo vitigno, questo era questo. questo uno dei tanti vigneti presenti in azienda negli anni um, è un impianto del 43 se non mi sbaglio, quindi dove sono state fatte delle selezioni. Allora, a differenza della selezione massale, che è la moltiplicazione per massa, la selezione cronale sappiamo tutti che ha un'origine da singoli ceppi e ha i pr propri presupposti nelle tecniche di moltiplicazione agamica dei vegetali, come ricordato, e nelle modalità di trasmissione dei virus nella vite. Sono fondamentali quindi i passaggi dal punto di vista appunto dei materiali e metodi eh, dal campo, avere una, una correttezza nell'identificare le singole discendenze clonali e eh, fondamentali sono tutti i passaggi di verifica in campo e poi di, eh, di laboratorio e di cantina quindi Le origini: riassumo, vado un po' veloce. Sono dei nostri materiali appunto. Sono di due vigneti. Uno in a pochi di Salorno, un vigneto di 40 anni che aveva un'origine da una selezione massale di termeno. e Da qui sono stati selezionati 21 capostipiti e sono stati ottenuti quattro cloni. Vi, vi, Presenterò una serie di numeri proprio per distinguere questa popolazione dall'altra che derivava dall'altro gruppo di eh, biotipi selezionati in un vigneto a Trento. Quindi la prima serie va dal 901 al 921, con due eh, aggiunte che sono proprio eh, dovute al cambiamento dello stato sanitario. Quindi è stato messo una R per la parte risanata di questo gruppo di, di, di cloni. L'altro invece, appunto, abbiamo eh, potuto acquisire dai colleghi. Ehm, sei biotipi già selezionati e considerati aromatici. I tre aspetti diciamo genotipici, fenotipici, virus e di caratterizzazione complessiva anche a fini certificativi sono già stati pubblicati per cui non mi dilungo, come non mi dilungo a indicare quali sono stati gli aspetti fondamentali della collaborazione dei produttori sul territorio per la realizzazione parte in aziende di San Michele e parte in aziende private trentine di vigneti di confronto, vigneti di produzione anche di materiale vivaistico, con, con questi biotipi e cloni che vi ho indicato appunto con queste due selezioni Bolzano e selezioni Trento come un riassunto. I vigneti appunto indicati in rosso sono solo quelli in cui poi saranno utilizzati anche dal relatore successivo per presentare alcuni degli aspetti più analitici, più di laboratorio, che verranno sviluppati nella successiva relazione tecnologica. I risultati, io non, non mi dilungo appunto a, 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 a sviscerare questa, il discorso della selezione sanitaria, come è stata svolta o meno, ripeto, è una, una pubblicazione che per noi fa ancora piacere rileggere e da cui ho attinto a piene mani, quindi senza nessun tipo di mutazione abbiamo preso da noi stessi e, e quindi questo è un, un primo step di una valutazione dei primi, 7 uh, anni, 8 anni di selezione uh, per le caratteristiche che sono importanti da uh, uh, evidenziare. Anche come vi dicevo, gli zuccheri, i contenuti in zuccheri per la differenza di questi uh, biotipi uh, evidenziati con due confronti, l'AMOR14 e l'AMOR20, non è risultato significativo, mentre tutti gli altri parametri sì. Quindi, alcune delle domande che ci siamo posti erano, sono queste: cioè se c'è una correlazione fra il colore della bacca, l'aroma dell'uva e del vino oppure fra la produzione, l'acidità, il pH o lo stato sanitario. Prendo prestito per un tentativo di profilo, diciamo, per la parte terpenica, appunto, eh, alcune delle esperienze eh, pubblicate poi dopo in, re in relazione al gold tra eh, per evidenziare appunto una, una, una eh, presenza di forme libere legate in maniera eh, eh, più o meno eh, così profilata. Anche qui sono uh, valori mediani di quattro vignette e due epoche che danno forse il, il senso dell'impegno dell dell'attività svolta. Resta ancora uno degli aspetti su cui ci sarà sicuramente da lavorare, la difficoltosa conoscenza dei, 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 dei responsabili della tipicità del vino traminer che sarà comunque arricchita dalla relazione successiva. Il primo approccio alla caratterizzazione aromatica, quindi dei cloni, ha. Valutato ha posto in evidenza i quantitativi assoluti di eh, linalolo e geraniolo eh, mh, che esemplificano la eh, quantificazione liberi e legati, la quantificazione aromatica, il potenziale aromatico in prima approssimazione. Quindi vediamo che abbiamo una differenza eh, di un fattore 10, quindi è una differenza eh, fondamentale. Lo si percepiva anche l'assaggio, certamente, questo è un dato misurato e eh, scientificamente eh, comprovato. Tentare di correlare quindi il colore della, della, della bacca all'aroma ehm, ci porta a dire che effettivamente i biotipi che hanno l'acino tendenzialmente rosa-giallo sono quelli che sono più aromatici da questo punto di vista eh, terpenico. Gli altri, quelli che hanno un, un, un acino più scuro tendente al fucsia-violetto, con delle eccezioni, perché in natura e in biologia l'eccezione è la regola, mi hanno insegnato, c'è cioè, l'eccezione di un clone Isma 916 e i biotipi che sono meno, meno aromatici o cosiddetti neuti, sono i biotipi che sono, eh, hanno il lacino e il grappolo più scuro. Il secondo aspetto aromatico che abbiamo preso in considerazione fin dall'inizio, sempre grazie appunto ai colleghi del laboratorio, è il discorso dello speziato che ricordava Faustini, e che è legato appunto al, al 4-vinil guaiacolo piuttosto che al 4-vinil fenolo. E quindi mentre abbiamo messo in, in confronto una serie di, di biotipi aromatici sempre da valutare in altri ambienti eh, per, per valutarne il contenuto terpenico, vedete, in, in due diversi vigneti per l'effetto del, della località dell eccetera, e dell'anno, eccetera, questo aspetto del vinil guaiacolo ci ha consentito di differenziare fra loro le due popolazioni di partenza di cui accennavamo. I cloni aromatici, quindi con contenuti terpenici elevatissimi, hanno bassissimi contenuti o sotto la soglia di percezione eh, rispetto all'altra serie di biotipi eh, che hanno, appunto, sono stati selezionati come eh, Bolzano, eh, dove sia aromatici terpenici che no hanno dei contenuti diciamo, di quattro guai a per la nota speziata molto importanti. L'ultimo aspetto, che appunto verrà trattato poi dal da collega Tomas, è, è, è il discorso del, eh, dei tioli variatari come note, come precursori di note agrumate nei cloni di Traminer. Qua solo per presentare mh, un discorso dall'attualità, i confronti possibili sono stati fatti con dei cloni ufficiali, di quattro di San Michele, dei biotipi in selezione, e, e, mh, con il confronto di un clone sempre di Limeburg, per avere un confronto comunque esterno che è sempre interessante. Dalle differenze clonari osservate l'entità di questo non sembra essere così una cosa da poco però sicuramente è poca cosa rispetto a tutte le altre variabili in gioco dal punto di vista tecnologico e anche qui abbiamo, vedete, dal punto di vista del colore, tutte le, le, le tre tipologie che abbiamo identificato. Allora, sempre nella definizione di clone e arrivo alle conclusioni è considerato in modo classico sempre la discendenza vegetativa di un unico eh, conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario. Su questo quindi, eh, sul cambiamento dello stato sanitario, eh, brevemente eh, portiamo i risultati di quei due cloni eh, di cui forse non ho evidenziato in maniera precedente la differenza, uno molto aromatico, siglato 920 e l'altro poco. Acino rosa giallo e acino eh, rosa viola, la fucsia, violetto insomma, sottoposti a selezione sanitaria e selezionati appositamente per valutare se c'era un effetto del virus e del colore sulle caratteristiche aromatiche, ma anche a fini, come vi dicevo, pratici certificativi. Quindi, dopo una serie di attività che sono durate e che, e che, e che continuano ancora oggi, possiamo considerare che rispetto a uno stato eh, iniziale con gli stessi metodi siderologici. Eh, i test ELISA che sono ancora fondamentali per dare degli dei risultati mh, concreti rispetto a altre tecniche pur applicate, la, ehm, la reazione della catena della polimerasi, le PCR che vengono fatte sempre di più eh, o altre forme di ehm, analisi sul viroma della vite, qui abbiamo utilizzato sempre lo stesso metodo consolidato prima e dopo il risanamento e confermiamo che dopo il risanamento non si sono mai avuti eh, casi di... Rinfezione per questi, per questi materiali, e se ci fossero li, li si scarta come è normale che si fa nel, nel programma di selezione clonale sanitaria. Non vi eh, voglio sottoporre a ulteriori sforzi nel eh, vedere i singoli eh, risultati che sono pubblicati, appunto. Ma il fatto che eh, eh, le caratteristiche che sono state eh, di, fenotipiche, fenotipiche, produttive, agronomiche che sono eh, variate dallo stato sanitario, sono eh, significative, sono tutte significative e non c'è stato nessun peggioramento temuto in relazione alla compattezza del grappolo, alla grappola, maggiore produzione, eccetera, sugli aspetti che erano originari, cioè il clone non aromatico, neutro, diciamo così, è rimasto neutro, non ha perso <ride> e non ha guadagnato niente però, e così anche però il clone eh, diciamo, aromatico, che ha guadagnato in tutti gli aspetti. Produttivi anche a fini certificativi che vi ho eh, accennato precedentemente. Queste in, per immagini si vede chiaramente come non sarebbe accettabile eh, proporre un qualcosa di strano insomma, legato a un, uno stato sanitario poco definito. Quindi, eh, fatta la presentazione aromatica, eh, diciamo così, cercato di, di, di presentare la, la, la caratterizzazione aromatica legata al colore del, della bacca. E per descrivere i cloni, anch'io mi riferisco, non ci siamo parlati in precedenza con quanto ha presentato Andrea, il catalogo nazionale è comunque il documento ufficiale, quindi possiamo eh, eh, orgogliosamente proporre appunto, questi quattro cloni eh, e anche altri eh, frutti dello stesso stampo, diciamo così, eh, questo modus operandi, eh, mettendo in evidenza una eh, variabilità, una differenziazione fra... Un clone e l'altro. Il 916, le immagini sono inversamente proporzionali alla grandezza e alla produttività della, del clone ma sono prese originariamente dalle schede che potete trovare sul, sul catalogo nazionale. Tendenzialmente è un clone con un grappolo grande, è un clone produttivo e ha un, acido, ha un colore dell'acido della, del, dei grappoli, come vi dicevo, che lo farebbe classificare fra i non aromatici. In realtà ha quelle, tutte quelle eh, caratteristiche che abbiamo detto. Sugli altri, appunto, le, le, le caratterizzazioni sono quelle che si possono trovare tranquillamente. L'altro clone di riferimento, l'ISMA 918, forse che ha trovato anche la... la l'interesse dei produttori è perché è comunque un, un, un clone che produce bene, produce costante, produce in modo aromatico eh, e non dà problemi eh, di, di, di altri, la maggior parte dei, dei, dei problemi che possiamo trovare in campo. Gli ultimi due appunto sono frutto di, del, 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 della selezione che è proseguita in modo continuativo. Per la parte eh, enologica e tecnologica, appunto, questa differenziazione eh, fra un clone 9.16 e gli altri è messa in evidenza anche da quel triangolino verde. Per la parte, diciamo, enologica, sempre, eh, anche per questioni pratiche, a livello certificativo, si iscrivono dei cloni perché si, si, si valutano eh, i prodotti, possiamo pensare di avere un, un, un vino. Complesso, ma questo è banale per i tecnici viticoli che dovrebbero, dovrebbero saperlo, e anche gli enologi, nella mescolanza, nel, nel, nell'utilizzo di più cloni e quindi nella policronalità di un, di un vigneto. E queste sono le note appunto che, 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 che caratterizzano i diversi cloni omologati. Queste sono le loro foto segnaletiche. Eh, ricordiamo che oltre a questi, grazie appunto all'attività alla, all di FEM, dei propri vigneti di piante madri, vengono moltiplicati anche nei vigneti eh, dedicati alcuni dei biotipi di sicuro interesse. Questa è la carrellata sui cloni che presentava anche Faustini per la scelta possibile, alcuni dei, dei, dei numeri. Degli ultimi tre anni del triennio, sempre da quei dati lì, eh, mettono in evidenza come ci sia una, comunque un, una, una disponibilità di materiali in maniera differenziata, con gli ultimi che un po' scarseggiano. Un grafico in, aziendale potrebbe essere questo sulla cessione delle gemme, eh, quindi eh, dei, dei più vecchi cloni, insomma, ci, ci mh, rende orgogliosi del fatto che questo programma storico. Eh, mh, riesce ancora a fornire in maniera anche eh, pratica e puntuale eh, alcune delle disponibilità delle offerte alle, ai, mh, al alla filiera vitinologica. solo un'immagine ma mancava dalla relazione della professoressa Grando di cui cos'è questo, questo, questo incrocio ma sì è una, è una curiosità è una cosa importante è una cosa importante che ci sia è un, è un, ehm, l'abbiamo messo appunto in alcuni dei campi realizzati nel corso di questi, questi anni sono centinaia di appezzamenti e questi sono, ricordiamo, sono negli appezzamenti dei nostri produttori. E queste sono le tre conclusioni fondamentali della presentazione. La caratterizzazione biotipica ogni di tramine e dal punto di vista storico. Ho cercato di mettere in, ev in evidenza anche il contesto, che non è solo quello locale di, del, di San Michele, ma per tutto quello che, che conosciamo della nostra istituzione è. Da Sempre internazionale le collaborazioni di ricerca da allora e ora, ancora a maggior ragione, sono fondamentali per affrontare gli aspetti, questi aspetti eh, che, dal punto di vista della selezione, sono aspetti varietali sanitari, produttivi e qualitativi, ma sono anche altri. Futuro è eh, nel grembo degli idei, come diceva un filosofo. In conclusione, grazie all'attenzione dei produttori coinvolti, il programma istituzionale ha garantito. Negli anni questa selezione di una nutrita e articolata gamma di materiali vivaistici, locali, abbiamo visto. Quindi. I cloni sono iscritti ufficialmente al registro e ci sono disponibili degli altri materiali da, da, da provare nel, in un contesto climatico e produttivo eh, variabile. Alcuni degli aspetti trattati in questi anni, per esempio, in, in numerosi incontri, sono quelli appunto relativamente a cloni, anche non solo locali, non solo i nostri che conosciamo, ma degli altri. E quindi ci sono. Alcuni aspetti già eh, ehm, diciamo divulgati e affrontati precedentemente. Il fatto di avere un policronale, qui scusate, è, è, è là, è aver tagliato e incollato in maniera differente eh, le, un armonogramma, e queste sono le, le conclusioni che ho già. Ehm, evidenziato precedentemente e grazie per l'attenzione e mi scuso per l'inconveniente genetico. Grazie, grazie a Umberto Malossini anche per il rigoroso rispetto dei tempi assegnati. Siamo all'ultima relazione e torneremo ancora in maniera approfondita sul quadro compositivo aromatico. Interviene Thomas Roman, spero di aver pronunciato è giusto? Thomas Roman lo sapevo, <ride> ecco, giovane ricercatore presso la fondazione, fondazione MAC e assegnatario quest'anno del premio Roberto Ferrarini per il miglior lavoro di dottorato in campo enologico, grazie. quindi ci aspettiamo molto. Prego. <ride> grazie dottor Pontalti e grazie anche all'Accademia che mi permette oggi di presentarvi alcuni aggiornamenti chimico-compositivi ed enologici che riguardano con una particolare attenzione al traminer aromatico. Eh, è un lavoro che è stato sviluppato negli ultimi 5-6 anni in collaborazione sia con il Laboratorio di Chimica ma anche con le unità di viticoltura della Fondazione Ndunmach e che ho il piacere oggi di, di presentarvi. Eh, io prendo spunto a quanto è stato presentato fino adesso eh, dove è stato definito il Traminer Aromatico come una varietà molto riconoscibile e riconosciuta e io oserei dire anche che il stile trentino-altatesino di Traminer Aromatico è conosciuto a livello internazionale è caratterizzato fondamentalmente dalle sostanze terpeniche, dei composti terpenici, in primo luogo il geraniolo e l'ossido di rosa che caratterizza molto bene questo vino, ma anche dei vinilfenoli, in particolare il viniguaiacolo. Queste indagini sono note sin dagli anni 80 e portate avanti, come ripeto, negli ultimi 40 anni presso la Fondazione Mummach. Sia da un punto di vista della caratterizzazione che da un punto di vista dell'impatto tecnologico e della gestione che abbiamo in cantina. Però io oggi non vorrei parlarvi di questo, oggi vorrei presentarvi un'altra indagine, la novità che riguarda il traminer. Ehm, perché, a fronte di. Ehm, da un punto di vista eh, pratico, ci siamo riscontrati spesso che talvolta alcuni vini traminer presentavano una nota. Agrumata, eh, definita come pompelmo, ma che non poteva essere spiegata del tutto da un punto di vista chimico, rispetto alle tipologie di, di composti che vi abbiamo accenato prima. Allora, da un punto di vista pratico, abbiamo sempre ragionato e pensato che fossero dei composti solforati, eh, ma fino a che non è stato possibile la quantificazione attraverso le, delle innovazioni, delle, dei nuovi metodi analitici che ci hanno permesso di andare a misurare queste. Eh, queste molecole non siamo stati in grado di, di, di confermarlo. Eh, io, in questo grafico, vi presento quelli che sono i risultati da una degustazione fatta con produttori di traminer della zona, eh, dove sono stati creati dei vini sperimentali di traminer eh, a cui abbiamo aggiunto questa nota tiolica, questa nota agrumata di cui vi parlavo prima, è stata chiesta di fare una degustazione e chiedere due domande, uno che ci dessero l'intensità delle note di pompelma agrumata, e su questi stessi vini se ci, dissero, se ci dicessero per scusate, se queste note sono più associate a una gradevolezza e a una tipicità del, del prodotto. Come potete vedere in tutti e due i casi i vini tiolici sono risultati da una parte più intensi con la nota di, di agrumata e dall'altra parte più gradevoli e più tipici rispetto alla produzione del nostro territorio. Queste note, come abbiamo detto, questi tioli sono delle molecole solforate, piccole molecole solforata ehm, e all'interno di tutte queste tipologie di molecole che sono, si trovano dentro il vino ci sono tre che hanno un particolare... Interesse da un punto di vista enologico, in quanto sono note molto piacevole, che ricordano la nota al bosso, a, al frutto della passione, che magari voi conoscete in quanto spesso eh, vengono de denominate come tioli varietali, perché caratterizzano moltissimo la varietà Sauvignon Blanc. Questi tioli, eh, però, non sono presenti nell'uva, o meglio, sono presenti sotto la forma di precursori aromatici e non sono distinguibili dall'assaggio. Eh, sebbene nel vino ci siano altre, altre forme, altre rute metaboliche di produzione del, dei, dei tioli, eh, questi precursori non, non aromatici sono principalmente, ma non sono gli unici, associati al glutatione e alla cisteina. Eh, quindi, la prima cosa che abbiamo voluto vedere è Verificare la presenza di questi precursori nei, nei, nelle uve e vedere eventualmente come è la distribuzione all'interno delle diverse frazioni che noi troviamo in cantina, le vinacce e il mosto. E, e la prima cosa che siamo, abbiamo visto, abbiamo verificato, è che pur essendo stata riportata anteriormente, il 4-mercapto-4-metil-pentanone, la nota di frutto della passione di cui vi parlavo prima, eh, non è presente nei campioni che noi abbiamo analizzato. In nessuno di tutti quei ehm, di studi in cui vi parlerò, alle condizioni del Trentino, non abbiamo riscontrato questo, questo precursore. L'altra osservazione che si può fare dal, dal lavoro che è stato fatto è come, ehm, a fronte di una ricchezza, ehm, da un punto di vista compositivo, molto elevata dalla uva di Geburstraminer, eh, che è addirittura comparabile se non superiore a quella del de Sauvignon Blanc, il contenuto del mosto è molto limitato e arriva appena al 1,5% rispetto al totale che, ci arriva, che abbiamo nelle bacche. E questo, questo, questo quello che ci può dire è la potenzialità dell'aroma presente nel tramilene aromatico rispetto a, questa, a, queste, a queste note sensoriali. E eh, l'importanza dei processi sia in campagna che sia eh, in cantina per poter esprimere al meglio questa, questa nota. E, abbiamo verificato però se ci fosse una relazione fra il contenuto nella vacca e il contenuto nel mosto. E possiamo vedere come potete, potete vedere nel grafico. Come non sembra che ci sia un trend. Ora, questo potrebbe essere spiegabile dal punto che eh, questi 12 campioni che abbiamo analizzato presentavano delle caratteristiche meccaniche e delle caratteristiche di maturità che erano diverse, in quanto la logica che si è seguita all'inizio è quella di prendere dei campioni che fossero rappresentativi della, della produzione trentina in 12 vigneti diversi, con quote, con situazioni altimetriche, con esposizione, con sistema di gestione che erano completamente diversi. E questa variabilità è molto grande all'interno dei diversi campioni, arriva fino a 6 volte il contenuto fra il minimo e il massimo, e all'interno dei mosti che abbiamo che, eh, una variabilità di 4 volte fra il minimo e il massimo. E quindi questo ci dà un'idea di quali sono le potenzialità tecnologiche che noi abbiamo e l'importanza dell'operazione prefermentativa nell'astrazione di tutti questi composti prima della fermentazione alcolica. E questa ricchezza dei precursori nei mosti, sebbene non ci sia la correlazione con i precursori contenuti nell'uva, sì che c'è una correlazione molto chiara fra la, eh, nel contenuto nei mosti e la liberazione nei vini. E le vie di formazione dei composti liberi e quindi quelli aromatici, come dicevamo, sono diverse, una di cui parte a partire dai precursori aromatici. E questa correlazione però è molto bassa e la capacità di liberare ehm, i tioli nel vino alle nostre condizioni è stata, non arriva all'1% e nelle migliori delle condizioni si potrebbe arrivare fino a un 4-5% massimo, quindi eh, c'è ancora molto, molto da fare da un punto di vista della cantina per cercare di massimizzare queste note. Ehm, quindi adesso vi guiderò per una serie di esperienze e di ricerche che abbiamo fatto come se fosse una normale trafila di produzione. Quindi la prima cosa che abbiamo voluto vedere è come è l'accumulo di, di questi precursori nel, nell'uva. Sappiamo che sono presenti nella bacca e sappiamo che sono molto variabili a seconda delle condizioni dello stato di maturità. Sono stati utilizzati sette appezzamenti per, per fare questa indagine che si è stata svolta in un unico anno, dove, dove potete vedere come c'è un, un trend positivo nel contenuto di entrambi i precursori, sia del glutathionil tremercaptoesanolo che del cistenil tremercaptoesanolo. Questo differenziale è fra i ultimi due giorni di raccolta, sette giorni prima della vendemia, e a vendemmia ha portato ad avere un aumento del 40% del contenuto dei precursori del precursore glutathionilato e di circa il 115% per il precursore cistenilato. Come avete potuto vedere la variabilità però è molto grande. Ripeto, siamo andati a tutte le variabili agronomiche e pedoclimatiche che impattano nella variabilità del contenuto di... Di sostanze terpeniche, come ha accennato prima il dottor Malosini, le possiamo anche riscontrare a livello del, dei precursori tiolici. Per questo motivo abbiamo voluto anche vedere eh, come si inquadravano e qual era la variabilità zonale che noi riuscivamo a, a riscontrare. Quindi abbiamo, trovato, abbiamo utilizzato cinque vignette, eh, scusate, quattro vigneti eh, policlonali, eh, e sono stati indagati il contenuto in tutti e due gli anni, e, al di là della variabilità eh, clonale e della variabilità zonale, quello che si può evidenziare è come c'è una elevata variabilità interannuale. Questi precursori nella bacca sono formati in seguito a determinati biochimismi eh, che spesso riguardano la situazione di stress, della de pianta e quindi le condizioni della singola nata sono eh, molto importanti nel determinare il contenuto finale nelle vacche e nei mosti. Vista la variabilità dell'uva, vista la variabilità che noi incontriamo nel mosto in condizione normale. Abbiamo voluto verificare che interventi abbiamo in cantina per cercare di massimizzare, ripeto, questi dati. Quindi la prima cosa che abbiamo visto, abbiamo cercato di verificare, è il ruolo della macerazione. Macerazione tra l'altro che è normale realizzare nel traminer in condizione di cantina, e con l'ausilio o senza di enzimi di estrazione. Come potete vedere per eh, tutti e due i precursori, sia il precursore CIST in in blu, che è il precursore il glutationilato, c'è un netto aumento della, della concentrazione in seguito a una macerazione. È un aumento che è statisticamente significativo. Questo aumento, però, l'utilizzo di enzimi eh, ha determinato un ulteriore aumento di questo contenuto di pari circa il 20 al 20% rispetto al contenuto macerato evidenziando un'altra volta come le condizioni di gestione della macerazione prefermentativa possono determinare una, una qualità del mosto risultante. E... Però come dicevamo prima le condizioni sono, eh, sono molto importanti eh, vi accennavo all'inizio della presentazione che eh, il contenuto dei precursori nel mosti è legato al contenuto di precursori nella vacca, in qualche modo, anche se non correlato, ma ci sono anche riportate diverse vie di formazione, o meglio, di neoformazione di precursori. Eh, queste vie sono legate alla formazione di SNALE, dentro del mostro, mosto quando comincia la lavorazione del mosto e alla presenza di glutatione. Quindi c'è una capacità di gioco anche eh, con la gestione delle condizioni di macerazione e quindi abbiamo voluto verificare da questo punto di vista se giocando in condizioni ossidative o in condizioni simili a una iperriduzione si fosse una capacità di impatto sul contenuto totale dei precursori nei mosti. E, e come potete vedere questa, ehm, questa capacità o questo diverso contenuto di precursori nei mostri eh, trattati in condizioni ossidative rispetto alle riduttive è favorevole al primo eh, per tutti e due, eh, in, due, in tutte e due le varietà che sono state utilizzate eh, e soltanto per il, il precursore glutationilato. Una volta che abbiamo fatto la macerazione, una volta che abbiamo eh, fatto passare per, scusate, il tempo di macerazione, il passo seguente è quello della pressatura. Eh, la pressatura che in particolar modo per il traminer è molto importante, eh, in quanto la maggior parte dei composti aromatici sono presenti nella buccia e come abbiamo visto prima anche per i precursori etiolici sono, sono ehm, presenti nella buccia. In maggior quantità e, e quindi abbiamo cercato di verificare quale sono l'evoluzione durante le diverse frazioni di pressatura di questi, di questi precursori. Io vi rappresento solo uno dei, dei 3-4 cicli di pressatura che sono stati seguiti con, eh, con diverse presse industriali a livello industriale e al di là di, di verificare come c'è questo netto aumento in funzione della pressione d'esercizio, eh, volevamo Focalizzare sul fatto che nel 5% del mosto finale corrispondente a pressioni oltre 800 millibar, è contenuto il 50% dei precursori, quindi la gestione delle frazioni di presatura anche qua diventa eh, molto importante nel determinare la tipologia di vino che, si può, che può essere ottenuto. Una volta abbiamo passato, ovviamente il nostro mosto deve andare in carifica prima di poter effettuare l'operazione di fermentazione e anche qua abbiamo voluto verificare se l'utilizzo di determinati coadiuvanti a una dose relativamente alta per quanto riguarda il carbone, in questo caso è uguale per tutti, che è di un grammo per ettolitro o 100 grammi ettolitro, un per litro, cento grammi ettolitro, avesse un impatto sul contenuto dei precursori prima della fermentazione alcolica. E, e, come potete vedere l'unico che ha avuto un impatto significativo sul contenuto di precursori è stato il carbone eh, in maggior modo sul precursore glutationilato rispetto al cistrinilato tuttavia e date le dose e del contenuto di precursori nel mosto e della capacità di liberazione eh, durante la fermentazione alcolica questo potrebbe essere è ritenuto tecnologicamente ininfluente eh, e quindi ehm, qualora fosse necessario l'utilizzo di carbone avere una tranquillità da un punto di vista del produttore. Un ulteriore lavoro che si è voluto verificare è che è basato su una ricerca condotta all'interno del laboratorio di chimica vitenologica e dove è stata riportata per la prima volta come determinati tannini commerciali in particolare quelli tannini di, di, uva, di buccia di, di uva, presentassero al loro interno la presenza di ehm, precursori dei tioli varietali di cui abbiamo parlato. Quindi mh, abbiamo voluto verificare se l'aggiunta, in primis, se l'aggiunta di questi tannini eh, in mosto determinasse un aumento del contenuto dei, dei precursori. Per fare questo, però, come vi dicevo, le vie di formazione sono diverse, anche le vie di formazione dei, dei, dei precursori. Quindi, abbiamo voluto fare un confronto fra un mosto, che vedete in grigio, un, il, lo stesso mosto trattato con un tannino che era povero in, in precursori tiolici, eventualmente per un discorso legato al potere antiossidante che presentano eh, i tannini, ma anche per un eventuale effetti di interazione stessa con i tannini, quindi un deperimento del, del contenuto. Entrambi comparati con un tannino, un tannino ricco in questi precursori. Allora, come potete vedere, entrambi, il precursore glutationilato e cistenilato, hanno aumentato il contenuto, il contenuto nei mosti trattati soltanto con il tannino tiolico. Questa giunta di tannino, dopo essere stata fermentata, ha determinato un aumento sia del tremercaptoesanolo che dell'acetato di del tremercaptoesili. E qua stiamo parlando già delle molecole libere, delle molecole aromatiche che impattano sulla qualità del vino. Quindi a fronte di eh, mosti più ricchi di precursori, anche qua torniamo ad avere vini più ricchi di tioli volatili. ma abbiamo voluto verificare anche se il momento d'aggiunta del tanino avesse un qualche impatto sul contenuto finale, cercando di sfruttare alcune le condizioni del lievito che sono ancora attivi, quindi hanno la capacità di eh, ehm, assorbire determinate sostanze del lievito, o di verificare l'eventuale ehm, azione enzimatica residua dei lieviti e che liberano nel mosto dopo la lisi. Ehm, in rosso l'aggiunta di tannino media di 6 vinificazioni fatte prima della fermentazione alcolica. In giallo l'aggiunta fatta alla fine della fermentazione alcolica quando mancavano soltanto 8-10 grammi per la fine della fermentazione. Come potete vedere, per quanto riguarda il tre captoesanolo, abbiamo un aumento comunque rispetto ai vini di controllo. Ehm, il il grafico rappresenta l'aumento in, gra in, in termini percentuali rispetto al vino eh, non trattato con, con alcun coadiuvante, Mentre che per l'acetato del Tremercato Esile c'è una leggera diminuzione. E, e questo mi permette di passare a introdurvi: abbiamo detto che i tioli vengono liberati. Questa liberazione, eh, a partire dai precursori, ripeto, viene fatta attraverso la cellula del lievito. La cellula del lievito attraverso eh, alcuni ehm, trasmissori di membrane, scusatemi la parola giusta, riesce ad assorbire i, i composti e una volta all'interno, attraverso meccanismi enzimatici che sono specifici in funzione di quello che è il precursore, riescono a liberarlo e poi liber liberarlo all'interno della cellula e poi ulteriormente nel, nel, nel vino. E, e questo succede con il, il tremercaptosanolo. L'acetato del tremercaptosile è dato dalla capacità di acetilazione del lievito stesso e che è la causante della formazione degli esteri acetati. E, quindi il motivo per cui un eventuale minor contenuto di acetato del mercato cile è dato dalla incapacità del lievito in quelle condizioni, quindi alla fine della fermentazione alcolica, di andare avanti con l'acetilazione. Vi avevamo detto che ad opera del ceppo di lievito la capacità di liberazione, e questa capacità è molto variabile a seconda del ceppo di lievito che venga utilizzata. Noi abbiamo voluto verificare questo con quattro ceppi di lieviti eh, che sono stati inoculati su sei mostri differenti per vedere dove c'erano presenti eh, i precursori aromatici, per vedere se c'era una differenziale che fosse no, da un punto di vista tecnologico interessante. Allora per quanto riguarda il tremercato esanolo vedete che non c'è particolare differenza e che tutti quanti sono tra l'altro riusciti a produrre e o liberare il tremercato esanolo le differenze in invece emergono quando si parla dell'acetato di del tremercapto esile ripeto come vi dicevo è una capacità del lievito quella di avere un potere maggiore o minore di esterificazione e questa differenza che vedete qua differenze medie che sono all'incirca di una quarantina di microgrammi nanogrammi per litro corrisponde a 10 unità di flavor eh, come vi dicevano, i composti tiolici presentano delle soglie organolettiche che variano da meno di un nanogrammo per litro, eh, per il 4-mercato pentanone fino ad un massimo di 60 nanogrammi per litro relativi al 3-mercato esanolo. Nel caso dell'acetato di 3-mercato stiamo parlando di 4 nanogrammi per litro come soglia organolettica. Questa differente capacità del ceppo di lievito è ancora più evidente se parliamo del 4 mmp eh, I mosti che abbiamo utilizzato presentavano i precursori del forum MP perché, come avevo accennato, anche se nei campioni di traminer che noi abbiamo analizzati relativamente al nostro dataset non era stato ritrovato, in altri posti, in altre ricerche di altre zone, sì che è stato ritrovato anche, a anche se a concentrazione relativamente bassa. La capacità del ceppo di lievito, qua, è nettamente: netta dove un solo ceppo di lievito è riuscito a liberare 4MP eh, a partire dal precursore presente nel lievito. Nessuno degli altri ha, ha avuto un risultato che fosse rilevabile oltre il limite di quantificazione della, della metodica e questa differenza sono, eh, corrisponde a 60 unità di flavor, quindi qualcosa che da un punto di vista tecnologico è veramente molto rilevante. A questo punto, però, ci siamo fermati un attimo e abbiamo ragionato sul fatto che abbiamo delle vinacce di Traminer che sono molto ricche in tioli, in precursori tiolici. Abbiamo riscontrato una presenza nel, nel mercato di tannini che presentavano eh, precursori aromatici e sappiamo, come tutti sappiamo, ci sono un problema o un'opportunità. Da parte dei produttori che è la gestione dei, dei sottoprodotti di vinificazione. Quindi abbiamo ragionato sulla possibilità di sfruttare al massimo le vinacce, sia per la produzione di tannino commerciale, associato a tannino varietale, ossia con una logica più di produzione di grappa. E la ricerca l'abbiamo basata sul fatto già riportato che eh, le foglie e i raspi hanno, presentano contenuti elevati. Di non solo di precursori ma anche di molecole quali lesenale che potrebbero portare a una formazione di nuovo di precursori. Quindi abbiamo voluto verificare se eh, la gestione delle vinace in assenza o in presenza di determinate quantità di foglie o di raspi ci portasse ad avere un maggior contenuto di precursori nelle stesse vinace. E come potete vedere l'effetto è molto chiaro e molto netto, penso che sia sufficiente vederlo così, dove c'è un aumento per il, quanto riguarda al glutationi, il glutationil 3 mercato esanolo di circa di più del 240% e oltre il 200% con l'aggiunta di foglie e oltre il 200% con l'aggiunta di raspi. La stessa situazione l'abbiamo riscontrata per il cisteinil tre mercato esanolo dove entrambe le aggiunte sono, hanno riportato un aumento del contenuto di, di precursori teologici. Io con questo concludo, eh, volevo finire con un grazie all'Accademia, grazie a, a tutte le persone che hanno lavorato in questi progetti e un sincero grazie alla Cavi della Cantina Sociale Europea del della Luna che ci hanno accompagnato e ci hanno supportato in tutto questo percorso. Grazie di nuovo. Grazie. Grazie anche da parte nostra per la presentazione molto interessante. Siamo dunque arrivati al termine, abbiamo ancora il tempo per una doverosa discussione. Se ci sono domande possiamo cominciare subito. Buongiorno, io inizierei proprio da quest'ultima relazione a proposito della variazione interannuale dei precursori. Lei ha detto che eh, appunto nel 2015 e 2016 vedevamo in entrambi, ma le ha associate a un parametro climatico piuttosto che, perché ha fatto una considerazione generica per le quattro località però non abbiamo compreso se c'è stata più pioggia, più temperatura, quale parametro? Ehm, allora, non l'abbiamo associato. Se dopo si vuole, gli faccio vedere, perché la risposta che abbiamo riscontrato è molto variabile in funzione dell'appezzamento: cioè, eh, non è solo un paramento macroclimatico, ma sicuramente le condizioni del microclima della, del, della pianta e del grappolo influiscono moltissimo. Eh, in funzione anche dell'omogeneità del terreno e di come risponde la pianta a quei terreni. Eh, quindi eh, io ho parlato di, di stress, eh, spesso per, una, per la produzione di essenale soprattutto, che è quello che viene, induce la pianta a produrre più piezenale e quindi alla, um, alla, nel togliere il segnale della pianta lo lega al glutatione e quindi questo induce a questo aumento dei, dei precursori. E, um, Ripeto, se, se, se vede i grafici, c'erano appezzamenti in cui nel, fra il 2015 e il 2016 c'era un aumento dei precursori, c'era un, un altro appezzamento dove c'era un netto decremento dei precursori fra un'annata e l'altra. Va bene, grazie. Grazie, Io avevo un'altra domanda sull'ultima. Sull'ultimo intervento. Chiedevo la, i tempi, la temperatura che avete fatto la prova sulla macerazione del traminer e dopo ho visto dei dati eh, che avete notato che se lavorando in ossidazione proprio per far lavorare l'ipossigenasi, e quindi favorire la formazione del, dell'esenale, avete visto che abbiamo un incremento del precursore eh, glutatinoil tra Volevo chiedere, ma l'ossidazione l'avete fatta su bucce, quindi la reazione funziona se andiamo ad ossidare le bucce o funziona anche se facciamo una macro ossigenazione del mosto, quindi dopo pressatura? E ultima cosa, se è un'ossidazione spinta, quindi proprio un'ossidazione, quindi arrivare a saturazione di ossigeno o è una diciamo, diciamo, microossigenazione, quindi un'ossigenazione non spinta? Ecco, queste sono le domande. Ok, eh, cerco di rispondere. La, la prima sono state fatte 24 ore di macerazione a temperatura a 15 gradi, eh, che possono variare, so che possono essere molto diverse in funzione delle, delle cantine, quindi era semplicemente per vedere l'effetto, cercare di dare un valore a un eventuale effetto della macerazione e della macerazione con l'utilizzo di enzimi. La seconda per quanto riguarda le nostre condizioni riguardavano l'utilizzo di macerazione pellicolare, cioè era una ossidazione, o meglio, è stata una macerazione in condizione ossidativa, non è stata fatta una macro ossigenazione, non è stata spinta eh, in maniera continua, è stata semplicemente cercando di... Eh, pur con la, con, con, con la capacità che abbiamo da un punto di vista sperimentale, ma cercando di simulare quelle che sono le condizioni di cantina. E, mh, da questo punto di vista, probabilmente la presenza della buccia, visto che, come diceva Cennavite, è un discorso legato all'attività enzimatica che creano le liposigenasi, che fanno la formazione di esenale, probabilmente la presenza di buccia, o la presenza di raspi, o la presenza di foglie, è quello che va a spingere in quella direzione. No, non abbiamo lavorato con l'anidride solforosa. Perché anche perché la presenza di anidide solforosa tendenzialmente è riportata che va a limitare eh, la neoformazione di precursori. Prego, Ho il microfono. Vorrei sentire dalla dottoressa Grando, con la quale mi congratulo per la chiarezza dell'esposizione, per l'esposizione stessa, se hanno tenuto presente l'influenza delle diverse zone. Noi vediamo che facendo il profilo DNA, per esempio, sul prosecco che io continuerò a chiamare sempre prosecco e mai river, questo è un principio. Poi sono le vecchie uve prosecche. Quindi la differenza, cioè con lo stesso profilo DNA, la differenza fra le zone che resta nella pianta, cioè la pianta memorizza il suo luogo di produzione e adesso stiamo vedendo eh, se questo dura anche e quanto nel tempo, cioè riprendendole da una zona, portandole in collezione fino a quanto tempo mantiene la memoria della zona dal quale proviene sì grazie della domanda eh, io mi riferivo al profilo genetico identificativo dei vitigni sì, con quindi... lo stesso profilo genetico identificativo eh, cercavo di andare leggermente cioè siamo o saprà meglio di me nel campo dell'epigenetica. no no certamente però diciamo che anche con tutti i segnali epigenetici che possono intervenire nel corso della propagazione vegetativa non vanno certamente a alterare quella che è l'origine genetica da semenzale e quindi quando ci basiamo su quello poi possiamo fare tutte queste conclusioni sulla parentela. Le conclusioni che però possono portare, almeno qua certamente non sono completi gli studi, a non identificare più cloni ma biotipi territoriali. Sì, sì, certamente. Probabilmente è una cosa più giusta, invece che chiamarli cloni. Quelli sono dei biotipi territoriali. I contadini vecchi questa cosa ce l'hanno nell'anima, cioè credono, perché se devono fare un nuovo vigneto vogliono le marze del loro vecchio vigneto. No, no, su questo sono d'accordo dac sì, che esiste una variabilità all'interno del vitigno, diciamo che può essere conservata propagando in situ, propagando sul luogo. Però diciamo che questo non va a inficiare l'origine da semenzale. Altro. Addirittura io sono un po' pazzo, dico che eh, i nostri cervelli, senza che noi ce ne accorgiamo, si mettono in contatto col DNA delle piante se cioè no mi portano in manicomio eh, grazie fanno dei lunghi colloqui va bene ci sono altre domande pare che non ci siano altre domande allora la nostra tornata eh, conclude qui e... con un minuto di anticipo eh, mi dispiace la prossima <ride> volta cercheremo di, di partire Questo un po' in ritardo chi sa raccontare una barzelletta <ride> No, però eh, la tornata finisce qui. Un ringraziamento alla Fondazione Macri, un ringraziamento doveroso alla Cavite e ai nostri relatori, ed un ringraziamento ai registi che non si vedono ma che hanno consentito anche dal punto di vista organizzativo la realizzazione della giornata. Quindi, un ringraziamento a Giorgio Nicolini, a Erika Candioli che ci ha seguiti in sala e a Matteo Giuliani che ha seguito la trasmissione streaming. Saluto anche coloro che ci hanno appunto seguito in, in diretta streaming. La trasmissione termina in questo momento e noi adesso andiamo avanti con il programma previsto sì. per l'Accademia. Grazie bene. a tutti quanti e passo la parola al Presidente. Sì.